Eccoci cari amici di Instagram a risolvere un altro problema che ha fatto impazzire veramente molti di voi che mi avete scritto, insomma, diversi tentativi di soluzione. In realtà anche a me questo problema ha dato un po' del filo da torcere. In pratica che cosa presenta questo problema? Presenta in pratica un triangolo di cui conosciamo la base, che è praticamente pari a 10, e poi viene tracciata, rispetto appunto a questo lato, viene tracciata la bisettrice dell'angolo opposto. E di questa bisettrice sappiamo che è suddivisa in due parti, una parte 3A e una parte 2A. Queste due parti in cui viene suddivisa questa bisettrice vengono individuate da un segmento che parte, possiamo dire così, dal lato a sinistra, in un certo punto, e attraversa tutto il triangolo andando sull'altro lato. Ora, che cosa si conosce di questo lato? Che è proprio la nostra incognita, è il valore della x, di questa x qui, che appunto è quella che divide la bisettrice in due parti. Conosciamo che l'angolo che si forma rispetto al lato, a questo lato sinistro del triangolo, è esattamente uguale all'angolo che è in basso a destra del triangolone grosso. Io per provare a risolvere questo problema ho cercato di applicare il teorema del seno, il teorema del coseno. Non riuscivo a capire perché questo fosse in funzione di A e la x venisse richiesta come risultato, quindi pensavo che la x fosse determinata in funzione di A. In realtà non è così. E per risolvere questo problema bastava semplicemente poco. E veramente era abbastanza relativamente semplice questo problema. Allora, cominciamo a considerare questo triangolo. Notoriamente noi sappiamo che la somma degli angoli interni di un triangolo è pari a 180 gradi. Quindi possiamo dire che se consideriamo questo triangolone, possiamo notare che la somma di quest'angolo, che è denotato dalle due lineette, più quest'angolo che è diviso in due parti, più l'angolo puntino, chiamiamolo così, è sicuramente pari a 180 gradi. Ora proviamo a guardare invece questo triangolo qui. Come vedete, due angoli sono esattamente gli stessi angoli che troviamo nel triangolone, uno poiché è in comune, e quest'angolo perché per ipotesi del problema ce lo davo uguale proprio all'angolo in basso a destra. Quindi necessariamente questo qui deve essere puntino. Se voi osservate la similitudine di questi due triangoli qui, il triangolo grosso, vado a sintetizzarlo qua dentro, facciamolo così, questo qui è il triangolone grosso, vedete che qui è proprio la bisettrice, la base di questo triangolo è pari a 10, la lunghezza della bisettrice di quest'angolo possiamo dire che è 5A. Ora qui facciamo ad esempio il puntino e qui facciamo la doppia lineetta e qui facciamo le stanghettine così. Provate a osservare invece questo triangolo qui. In questo triangolo la base vale x, quindi è come se fosse una cosa così, e adesso ve lo rappresento un po' ribaltato, ma è la stessa cosa. Vedete che questi due angoli sono esattamente gli angoli di base, li possiamo anche scambiare, è come se noi ruotassimo da questo lato il triangolo, vedete, avremo due stanghettine e il puntino. Questa sarebbe la bisettrice che vale 3A, che divide questa cosa. Come vedete, questi triangoli sono simili. E se questi triangoli sono simili, che cosa possiamo affermare? Ad esempio che il rapporto fra questo lato, che sarebbe tutto il lato lungo, e la bisettrice relativa a questo lato, o che il rapporto fra la bisettrice e questo lato, è esattamente uguale al rapporto fra la bisettrice e questo lato. Questo lato, ricordate, che è la nostra incognita x, vedete? Quindi ci basterà impostare una semplice equazione per risolvere questo problema. Ad esempio, partiamo da x sta a 3a, quindi x fratto 3a, è come dire 10 fratto 5a. 10 fratto 5a. E vedete che il problema è veramente bello che è risolto, perché a questo punto possiamo moltiplicare per a entrambi i termini, andiamo a prendere questo 3 che si trova al denominatore a sinistra e lo spostiamo di qua, 10 fratto 5 ovviamente farà 2, quindi x è uguale
a 2 che moltiplica 3, quindi x è uguale a 6. E questo x non andrà a dipendere in alcun modo dalla lunghezza di a. Viva tutti i matematici sempre grandi, scoprite il corso di trigonometria su andrealmatematico.it in edicola, che verrà messo a 5 euro fino alla fine dell'anno, quindi veramente, e poi verrà completato mano a mano, si chiamerà basi di trigonometria, quindi io non so fin dove riuscirò a completare, però nei corsi di base la trigonometria è sempre un bel problemuccio per tutti. E poi niente, insomma, ci vediamo sempre qui su Instagram ai prossimi problemi e ciao a tutti.